Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati nel primo video sul calciomercato, quindi mi raccomando ragazzi, per altri video così lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, scrivete qualche bel commento e condividetelo con tutti i vostri amici. Oggi parliamo di Pjanic, perché quando mi è arrivata questa notifica sono rimasta un po' scioccata a bocca aperta, che c'è scritto: il Barcellona offre la carta di Libertad a Pjanic, il bosniaco può andarsene gratis, pur non avendo il contratto in scadenza. Quindi può essere, se qualche squadra fa questo colpo, e poi ne parliamo bene nel dettaglio dopo, può essere un grande colpo, perché se andasse alla Juve, a me non lo so, perché a zero sarebbe un colpaccio di quelli incredibili. Dall'altro lato, a me Pjanic non ha mai fatto io proprio impazzire come calciatore, cioè sarei contento a metà. Certo, se lo dobbiamo pagare, apparentemente no, da quel che dice questo articolo, se lo dobbiamo pagare io Pjanic non lo prendo. Piuttosto mi tengo un centrocampista in più e niente. Però, se, perché qua dice che anche ha costato all'Inter, però penso che all'Inter non andrà, perché l'Inter ha centrocampisti di livello, non vuole cedere altri big, quindi penso che sia più alla Juve che all'Inter, ma questi sono dettagli, anche perché Allegri ha un gran rapporto con lui. Diciamo che Pjanic l'anno scorso per la Juve è stato uno spreco, nel senso che da gennaio in poi non si è più ritrovato, ha giocato poco, con Gonzalo non si è mai visto. Solo la prima parte di stagione ha giocato molto bene a Milano in Pjanic. E abbiamo fatto lo scambio Pjanic-Arthur, quindi è stato secondo me uno scambio azzeccatissimo, anche perché Arthur non è che abbia fatto benissimo, però comunque è un gran centrocampista giovane che può crescere, e secondo me non si deve dare da nessuna parte. Quindi punto questo. Poi se Pjanic viene alla Juve, sicuramente 1/2 centrocampisti saranno ceduti. Penso sicuramente a un Ramsey come primo nome, e secondo me potrebbe essere, io spero veramente Bentancur, perché Bentancur ha rotto questa stagione, neanche segnato, mai fatto gol, pochissimi assist e ha solo combinato disastri, quindi a me anche cioè veramente un Bentancur Ramsey ceduti andrebbero bene. Sarebbe, se si aggiungesse Pjanic, sarebbe una grande cosa secondo me. Però dall'altro lato c'è anche Locatelli. La Juve sta trattando con Locatelli da tante settimane. L'accordo è vicino, anzi l'accordo c'è. Si parla di un prestito biennale, apparentemente, con obbligo diritto di riscatto a base delle sue prestazioni, immagino. Però se arrivasse Pjanic, uno tra Pjanic e Locatelli, probabilmente l'altro non arriverà. Quindi se ad esempio arriva Locatelli, difficilmente Pjanic arriverà. O se Pjanic arriva, Locatelli non credo che arriva, anche se secondo me arrivano tutte e due. Appunto, come ho detto prima, Pjanic sarebbe libero, cioè a lui piacerebbe tantissimo tornare in bianco e nero, perché ricomberebbe. Leggiamo bene questa carta delle libertà, vale a dire un documento in cui il libero giocatore permette di cercarsi altrove senza che la sua nuova eventuale squadra debba sborsare alcunché. Sarebbe praticamente svincolato in questo momento, però al contratto. Però per il Barcellona significa anche una mini svalenza. Io penso che tutti i tifosi del Barcellona vogliono cedere Pjanic, ma secondo me ha sbagliato Koeman, perché non l'ha fatto giocare tanto, non si è mai ambientato, e secondo me è colpa sia di Pjanic che di Koeman in questa situazione. Quindi vale, cioè fino a un anno fa lo scambio Arthur Pjanic era di 70 milioni, 60 non mi ricordo. Infatti 60 milioni più 5 bonus è un contratto fino al 2024. Ecco,
ha informato l'esigenza blaugrana cioè Barcellona di essere pronto a guardarsi attorno e valutare le offerte che arriveranno, ma ti volevo tentare nel contempo di convincere come ne potesse essere utile. Nel suo impianto di squadra, io penso che Pjanic al 99% sia ceduto, come possiamo vedere qua. Comunque, alla fine della fiera, a me piacerebbe un Pjanic alla Juve per i soldi. Se venisse pagato, no. Questo appunto era quello che penso io, sono una mia opinione. Di altre cose non ne ho da dire, sinceramente. Magari potremmo fare un video dove parliamo meglio di questa situazione. Oppure, ne potremmo anche parlare ancora adesso. Cioè, Pjanic conta che il ruolo invernale di Pjanic non è il centrocampista centrale. Perché sappiamo quanti moduli quest'anno in Barcellona abbia giocato con Koeman. Quindi non è rientrato, ha giocato anche un 4, mi pare, 4-2-3-1, un 3-4-1-2, no, 3-4-1-2 no, un 3-5-2, questi moduli qua appunto. Un 3-1-3-1, tipo una roba del genere, ma non seguo tanto il Barcellona, però comunque la squadra che conosco, noi juventini sappiamo bene, sia in positivo che in negativo, la finale Champions League persa 4-1 nel 2014, mi pare, però era appunto questo. Vabbè, adesso i marcatori non li ricordo, mi sembra che aveva segnato Messi, senz'altro. Mi sembra anche, no, aveva segnato anche Suarez e altro non mi ricordo. Vabbè, la Juve aveva segnato Morata, questo me lo ricordo bene. Quando ancora c'era Luis Enrique, che sfideremo noi, l'Italia ovviamente, martedì, quindi c'è una grande sfida con la Spagna. Secondo me, adesso non, mi sto grattando, ma secondo me con la Spagna potremmo passare il turno, perché vabbè, le nostre qualità, la Spagna non mi piace. Il suo gioco, i risultati, ok, sono arrivati, però veramente con le pezze, quindi non penso sinceramente che posso batterci. E niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, guardate questo video dall'inizio fino alla fine, attivate appunto la campanellina e niente, ciao.